Buongiorno a tutti, sono Adriano Sfriso, sono coordinatore del progetto Serestos, che sta per Seagrass Restoration, che intende ripristinare le condizioni ecologiche della Laguna Nord, riportando l'ambiente prioritario 1150 lagune costiere allo stato, diciamo, più naturale possibile, come era un trentennio fa nella Laguna di Venezia. Il progetto è coordinato da me come Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, e come partner abbiamo ISPRA, abbiamo l'ex MAV, che è il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, e Laguna Venezia. E questo è un punto di forza del progetto, perché Laguna Venezia rappresenta circa 2000 tra pescatori e cacciatori che coopereranno, chi più chi meno, nel progetto, occupandosi dei trapianti e della dispersione, diciamo, dei germogli di fanerogame marine in laguna. Progetto per riintrodurre le fanerogame marine in Laguna Nord, dove ancora sono molto limitate, abbiamo scelto 35 aree che abbiamo opportunamente selezionato per trapiantare 9 zolle della specie più opportuna per area e per fare 400 trapianti di rizomi all'anno, in modo da ricoprire anche le aree tra una stazione e l'altra con piccoli innesti che possono creare nuove piccole praterie. È importante sapere che le fanerogame acquatiche sono piante e non alghe, quindi sono caratterizzate dalla produzione di fiori, semi e frutti. I semi, se ci sono condizioni idonee, possono essere trasportati dalle correnti, quindi sedimentare, attecchire e formare nuove piantine e quindi nel giro di qualche anno nuove praterie. Le tecniche di trapianto sostanzialmente sono due. Una prevede di trapiantare zolle di circa 30 cm di diametro che ci sono fornite dalle valli da pesca dove le praterie sono ancora intatte. L'altro prevede il trapianto di singoli rizomi che sono raccolti sempre nelle valli o in aree autorizzate. Il secondo metodo è particolarmente semplice perché non richiede grosse attrezzature, basta una piccola pinzetta e si può intervenire ovunque senza grosso sforzo. I trapianti sono stati effettuati con successo. Ora si passa alla fase del monitoraggio. Il progetto prevede tre diverse linee di monitoraggio. La prima linea è il monitoraggio per verificare il successo degli interventi di trapianto. Quindi in tutte le stazioni in cui sono state trapiantate delle fanerogame marine viene fatto un censimento della mortalità o del successo dell'attecchimento di zolle e rizomi. La seconda linea di monitoraggio finalizzata alla valutazione della qualità ecologica e della biodiversità prevede sia il campionamento e l'analisi di acqua e sedimento, delle condizioni chimico-fisiche di acqua e sedimento, nutrienti, trasparenza dell'acqua, contenuto organico nei sedimenti, eccetera, sia invece la valutazione dello stato delle comunità biologiche nelle singole stazioni. L'obiettivo del progetto infatti non è solo quello di ricreare le fanerogame in quanto tali, ma anche di ricreare delle condizioni ecologiche favorevoli alle altre comunità biologiche, in particolare Macrozoobenthos, fana ittica e macroalghe di elevata qualità. La terza linea di monitoraggio è invece finalizzata alla quantificazione dei servizi ecosistemici, ovvero capire come un ambiente sano, come queste praterie di fanerogame ripristinate, possono portare dei benefici in senso più ampio anche a livello socio-economico. Un esempio classico è che le fanerogame sono un habitat preferenziale per i pesci, per la fauna ittica, e quindi aumentano la pescosità dell'ambiente, con delle ricadute economiche nel pescato e quindi a livello commerciale, come spiegherà meglio dopo il professor Franzoi.
L'importanza delle praterie di fanerogame per la fauna ittica è legata a diverse funzioni che questo habitat riveste nei confronti dei pesci. Ci sono pesci che vivono in questo habitat perché trovano prede e rifugio in questo ambiente complesso. La prateria delle fanerogame in laguna è un po' come una foresta in un ambiente terrestre. Nel progetto si prevede di operare per 4 anni, e in pratica, se le condizioni sono favorevoli, sono più che sufficienti per creare inneschi in gran parte delle aree dove interverremo e formare già delle praterie più o meno strutturate. Chiaro che per avere praterie complete, continue, come sono presenti in Laguna Sud, ci vuole almeno un decennio. La normativa europea e la direttiva quadro sulle acque in particolare non richiede più solo che venga limitato un ulteriore degrado dei corpi idrici dell'ambiente, ma anche che le zone in stato degradato vengano ripristinate, e questo rappresenta una nuova sfida tecnico-scientifica da affrontare. In questo contesto si inserisce il progetto Seresto, che può diventare un caso studio da esportare poi in altri ambienti, in altre lagune italiane. Lo scopo del progetto Seresto è ripristinare le buone condizioni ecologiche che c'erano in passato e che sono caratterizzate proprio dalla presenza di praterie fanerogame acquatiche. Infatti sono importanti per ripristinare la fauna ittica di questi ambienti e quindi hanno un impatto anche socio-economico importante sulla popolazione che vive in laguna. Per noi queste importanti opere di ripristino ambientale sono fondamentali per garantire ai nostri figli e alle generazioni future il bene di quello che abbiamo goduto noi fin da piccoli. Tradizioni della pesca e anche della caccia che ci sono state tramandate dai nostri genitori e che noi vogliamo garantire la continuità ai nostri figli e alle generazioni future. La Laguna di Venezia. Grazie all'impegno operoso di pescatori, ricercatori e personale coinvolto nel progetto Life Seresto, con il tempo tornerà ad essere popolata da folte praterie di fanerogame che rappresentano il principio di rinascita ambientale e socio-economico dei veneziani. Sarà bellissimo, proprio come era una volta.